Amici sportivi di Mondo Futsal, grandi appassionati del calcio, torna il calcio a 5 con l'appuntamento della Coppa Provincia. Si inizia questa sera qui al centro sportivo La Stozza tra Cori, Monti e Lepini e zona Pontina. Si affrontano proprio per l'anticipo del primo turno dopo una settimana di stop, l'appuntamento con quindi il trofeo che può portare tranquillamente la formazione vincitrice. Intanto c'è il tiro da parte di Vasilescu, raccato a questo punto da Quaresima che resta giù, ciuffa, prova la conclusione e Merangoli si accentra, ancora la palla messa in mezzo, rischio, palla fermata da Cherubini, la recupera Carpinetti, prova la soluzione con il tiro angolato. Adesso è Ciuffa che è pronto per andare a calciare il tiro e Ziroli. Merangoli, Ciuffa, carica il tiro, poi ci ripensa Carpinetti, prova lui la soluzione, la palla messa fuori, costretto ad arretrare verso Simeone. Morano la recupera Ciuffa, poi tenta di andarsene, si accentra e calcia, angolo svirgola, Vasilescu, poi prova Ciuffa, poi il tiro del Tapin, perde il pallone, glielo va a soffiare Cacciotti, se ne va. Prova Cacciotti, il mancino, Paluzzi non trattiene, Merangoli, Ciuffa all'indietro, prova Carpinetti, la soluzione all'esterno, Piccini che però gli restituisce il pallone, buono il fraseggio, lo va a recuperare Merangoli e c'è il calcio di rigore per la formazione del Cori. Nel caso della ribattuta, andrà a prendere il pallone Merangoli, il tiro ribattuto da parte del portiere, la ribattuta da parte di Ziroli, ci sono stati reti, Ciuffa, anzi Quaresima con il tiro che finisce fuori di poco, prova la soluzione, c'è il gol del vantaggio, questa volta Merangoli, il tapin vincente si concretizza e c'è il gol che sblocca il match 1-0. Paluzzi, Mastronardi direttamente in avanti per Edoardo Ciuffa, al volo prende un pallone, lo deposita in rete e che dire, veramente stupenda questa azione che ha portato al gol. Adesso Vasilescu, Ciuffa prova la conclusione, in avanti adesso invece Cherubini, se ne va molto bene Cacciotti, Cherubini scivola poi nel tentativo di andare a depositare la palla in rete, campo sul pallone, Morano, lo scambio con Cherubini, sale poi Morano, Sorin, la palla ribattuta da il giocatore della zona Pontina, poi Cacciotti va a calciare, Vasilescu prova anche a calciare verso Ciuffa, gli dà un assist, Morano fa tutto da solo però riesce a dare il pallone a Cherubini, Edoardo Ciuffa, la palla che finisce rete per il 3-0. Morano scambia con Cherubini, sta per dare il pallone in mezzo, poi rientra, fa tutto da solo, va a calciare, c'è Ziroli, calcio d'angolo, Vasilescu in mezzo per Merangoli che a questo punto cala il poker, doppietta anche per Merangoli del gol, ancora Cacciotti, Paluzzi, il match con Quaresima che prova invece ad andare a calciare e Cherubini fallisce il tampin, veramente una serata, no, e arriva il triplice fischio finale, zona Pontina battuta 4-0 dal Cori Montilepini, decidono le doppietti di Marco Merangoli ed Edoardo Ciuffa, Cori Montilepini al prossimo turno, zona Pontina invece che deve abbandonare anzitempo la manifestazione post campionato.